Ciao amici di Pepprati Mountain Bike Roma. Oggi parleremo del sistema di valutazione di difficoltà di un sentiero mountain bike. Se per le bici stradali la valutazione di un percorso dipende dalla combinazione di dislivello e chilometraggio, per la mountain bike non è la stessa cosa. Entrano in gioco diversi fattori quali capacità tecniche, condizioni del terreno, ostacoli e dislivelli crescenti. Esistono diversi sistemi di valutazione dei livelli di difficoltà oggettivi di un sentiero per mountain bike, ideati per rispondere alla domanda: quanto è difficile questo trail? Noi prenderemo in esame la Single Trail Scale, comunemente chiamata STS, che classifica le difficoltà in 6 livelli, da S0 a S5. Attraverso la STS possiamo valutare esclusivamente le difficoltà tecniche di un sentiero, e il valore viene attribuito mediando tra i gradi di difficoltà che quest'ultimo presenta in misura maggiore. Ad esempio, un percorso valutato S2 può includere tratti S2 o S4, con prevalenza di difficoltà S2 e quindi valutato come tale. I parametri utilizzati per stilare il grado di difficoltà sono tipologia di terreno, compatto o meno, ostacoli, rami, tronchi o massi, pendenza, tipo di curve, morbide, ampie, a gomito o tornanti, capacità di guide necessarie. Ora vi descriveremo brevemente i livelli della STS da S0 a S5. S0, difficoltà bassa, sentieri percorribili da tutti senza particolari abilità tecniche. Sono percorsi scorrevoli su terreno compatto, con curve ampie e comode, pendenze moderate, per lo più in pianure e sottoboschi. S1, a partire da questa tipologia è necessario possedere abilità tecniche di base per il superamento di piccoli ostacoli. Su questi sentieri sono presenti canali di scolo, danni da erosione, radici poco sporgenti e sassi di piccole dimensioni. Non sono presenti tornanti e la pendenza massima è del 40%. S2. È importante avere buone capacità di guida, di frenata ed essere in grado di spostare i punti di equilibrio del proprio corpo. Questi percorsi presentano radici di maggiori dimensioni, pietre, gradini e scale in sequenza. Possono presentarsi curve a gomito e pendenze al 70%. S3. Necessario ottimo controllo della mountain bike, dell'equilibrio e padronanza della modulazione dei freni. Presentano passaggi tecnici con blocchi di roccia, radici e gradoni molto grandi. I tornanti possono presentare pendenze al 70% e spesso il terreno sarà scivoloso e poco compatto. S4. A questa categoria appartengono i sentieri molto tecnici per i quali è indispensabile avere tecniche di guida trialistiche, come spostare la ruota anteriore o posteriore per il superamento di curve a gomito, ottime capacità di frenata e di equilibrio. Capita che gli S4 siano difficoltosi anche a piedi. Presentano grandi blocchi di roccia o radici molto esposte, terreno poco compatto, rampe con pendenze estreme, tornanti molto stretti e gradoni di notevole altezza. S5. Come per la tipologia precedente, sono necessarie capacità tecniche trialistiche. Questi sentieri presentano terreni sconnessi, con contropendenze e fondi molto scivolosi, con curve a gomito strettissime, gradoni in successione e di dimensioni variabili, alberi caduti e pendenze estreme. Gli spazi di frenata sono brevi o totalmente assenti e alcuni passaggi sono difficili anche con la bici in spalla. In conclusione, valutate bene prima di mettervi in sella. Non sopravvalutate le vostre capacità, non sottovalutate il livello di difficoltà. Valutate un corso di guida mountain bike e cominciate in maniera graduale, così da godervi appieno i vostri giri per prati. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like qui sotto e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!